c'è nessuna voglia di rivincita, ma solo voglia di ritornare e continuare a fare quel lavoro che è stato purtroppo interrotto in maniera traumatica e drammatica. Abbiamo puntato tutto su una campagna all'insegna del lavoro, all'insegna del decoro urbano, di uno sviluppo economico che potesse riportare questa città turistica ai livelli che merita. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento speciale dedicato ai ballottaggi, in questo caso per la città di Silvi, come avete potuto vedere dalla nostra copertina, per l'appello del candidato che torna negli studi di TV6 dopo essere stato ospite dell'Università di Teramo nella precedente serie di appuntamenti che riguardavano in particolare la città di Teramo. Iniziamo subito il nostro faccia a faccia, vi vado a presentare i due contendenti che già avete visto nella copertina, Francesco Comignani che è il candidato del centrosinistra. Buonasera. Buonasera Comignani, e poi Andrea Scordella che è il candidato del centrodestra. Buonasera, buonasera a tutti. Riepilogo brevemente il risultato del primo turno. Francesco Comignani ha ottenuto 2.772 voti, il 35,5%, con tre liste civiche a supporto. Silvi Ripartiamo, Democratici per Silvi, Obiettivo Silvi. Andrea Scordella ha ottenuto 2.598 voti, il 33,3%, sostenuto da Lega, Forza Italia, Idea, Popolo e Libertà e Fratelli d'Italia. Vado anche a presentare i giornalisti, i colleghi che con me sosterranno questo faccia a faccia con i candidati, partendo dalla donna Lorenza Disidoro, giornalista di Silvi 15, grazie, buonasera, e Federico De Carolis. Buonasera. Allora, vado a spiegare rapidamente anche le regole del confronto. I giornalisti rivolgeranno una domanda a ciascun candidato, ognuno avrà 2 minuti e mezzo per rispondere, stessa cosa per le domande che saranno poste dai portatori di interesse, poi vedrete più avanti i contributi nel corso del dibattito, una domanda per ciascun candidato, 2 minuti e mezzo per rispondere. Allora, iniziamo subito il nostro confronto partendo dalla domanda di Lorenza Disidoro. Allora, durante la campagna elettorale abbiamo sentito parlare molto di temi piuttosto concreti. Però a un'analisi un po' più approfondita mi sembra, almeno personalmente, ma credo che sia evidente, che c'è anche un problema culturale, nel senso che mi sembra che a Silvi manchi il senso di appartenenza, il senso di un'identità della comunità silvarola. Quindi questo fa sì che l'associazione che organizza un evento magari lo organizza per sé, ognuno vada in direzioni un po' disparate, non si riesce a sentirsi coesi. Questo va a discapito di tante iniziative che invece potrebbero avere un diverso successo. A livello quindi culturale, ma proprio dal punto di vista del tessuto sociale, degli intenti dei cittadini di lavorare insieme per Silvi, cosa può fare la prossima amministrazione per fare in modo che si lavori insieme e Silvi progredisca tutti insieme? Allora, partiamo dallo sfidante, da Andrea Scordella, che deve rimontare. Sì, allora innanzitutto in campagna elettorale abbiamo portato molto all'attenzione questa situazione in cui ha ben rappresentato lei, dicendo che le associazioni presenti sul territorio lavoravano in maniera astratta e indipendenti. Noi abbiamo puntato molto sul lavoro della prossima giunta e della prossima amministrazione comunale. Abbiamo l'interesse e l'intenzione di essere il fulcro dove tutte le attività sociali, culturali, turistiche debbano passare necessariamente da un'amministrazione forte, dunque un'amministrazione che metterà in campo tutti i propri mezzi. Mettere in campo i propri mezzi vuol dire sicuramente creare le condizioni per essere il dialogo, cioè creare delle condizioni per portare avanti un dialogo sempre con tutte le associazioni culturali. Dunque iniziative gestite in prima persona dall'amministrazione comunale e in compartecipazione con le varie entità presenti sul territorio. Non escludiamo una delega specifica alla cultura e dunque praticamente vogliamo essere veramente il cardine dell'associazionismo, degli eventi, e vogliamo essere il cardine di una progettazione
contrattualizzazione futura, nel senso che l'amministrazione in questi anni non ha guardato nello specifico al futuro, cioè ha fatto tutte iniziative, ha portato avanti iniziative estemporanee, e noi invece vogliamo riorganizzare tutto l'assetto amministrativo e dobbiamo passare dalle specificità che qui abbiamo. Sicuramente Silvia ha tante associazioni che lavorano sul territorio, però queste associazioni le vedo abbandonate a se stesse. Allora l'amministrazione deve sicuramente partecipare con loro, avere una progettualità che non si esaurisca al singolo evento, una progettualità che può andare oltre il singolo evento, anzi deve andare oltre il singolo evento. Dobbiamo portare questa riorganizzazione almeno per un biennio, triennio, cioè dobbiamo programmare gli eventi in base alla specificità del territorio e soprattutto grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale. Ha risparmiato 20 secondi che poi chiaramente userà magari in una prossima domanda. Parola a Francesco Comignano. Sono contento di ascoltare il mio sfidante che metteranno una delega alla cultura, cosa che noi nei nostri precedenti anni, nei 34 mesi che ho avuto l'onore di amministrare questo paese, avevamo fatto. La domanda è pertinente perché in pratica non solo nella cultura, ma metti il dito nella piaga anche per la questione, perché siamo rimasti indietro anche con le attività turistiche. Purtroppo continuare ad andare avanti da soli non giova assolutamente a quello che è il risultato finale che il paese merita, perché di associazioni culturali sul territorio ce ne sono tante e anche molto, molto propositive, e fanno anche dei buoni prodotti. È chiaro che bisogna continuare a fare quel lavoro sinergico che noi avevamo messo in campo con tutte le associazioni, riuscendo ad ottenere anche dei buoni risultati, ma non bisogna crogiolarsi su ciò che è stato ottenuto, ma continuare a pensare a lungo termine. A lungo termine significa continuare a far emergere in maniera anche di risalto fuori dal nostro paese le belle menti che abbiamo, che vanno dalla musica al teatro, alla poesia, ma convergendo sia a quelle che sono le attività di persone che da più anni fanno cultura, quindi mi riferisco anche alle persone più anziane, cercando di coinvolgere anche i giovani che si avvicinano a fare queste cose. Io vorrei ricordare che grazie alla collaborazione di un'associazione sul territorio che fa teatro in maniera eccellente, siamo riusciti a portare a Piazza dei Pini una rappresentazione teatrale che era stata fatta per la chiusura di un anno scolastico, I Promessi Sposi, portato a Piazza dei Pini, realizzato dai bambini. E là c'è stata la sinergia tra chi il teatro lo fa anche abbastanza, come ho detto, in maniera importante sul territorio, e con dei bambini, tra virgolette, sfruttando il buon lavoro che si fa anche a scuola. Quindi bisogna continuare a fare quel lavoro che avevamo iniziato, cioè mettere insieme tutte le buone associazioni che stanno sul territorio e non disperderci con manifestazioni magari che in sé possono essere significative, ma se pensiamo all'io senza pensiamo al noi di tutti, dobbiamo fermarci, purtroppo sono le regole. Proseguiamo con Federico De Carolis. Allora, la mia attenzione in questa campagna elettorale si è soffermata sul fatto che da entrambe le parti, da tutte le parti, è stato posto l'accento sui giovani e anche sul turismo. Io vorrei sapere, Silvi non ha un'industria, l'unica che c'aveva era Barberini, è andata via. Che cosa, in che senso potete promettere qualcosa ai giovani, nel senso che cercano sicuramente un posto di lavoro, potete promettere qualcosa sul lavoro oppure promettete, parliamo insieme, collaboriamo nel comune, vediamo che si può fare, apriamo le menti, apriamo tutto quello che c'è, che si può fare. Per quel che riguarda il turismo, mi sembra che tutti quanti abbiano una propria direttiva, una propria scelta, abbiano fatto anche una propria scelta. Ora io penso che per reclamizzare Silvi
In Italia e in Europa occorrono molti soldi. I comuni stanno più disperati di me, quindi figuriamoci cosa possono fare. E allora ritengo che la cosa migliore per quel che riguarda il turismo sia quello di presentare un paese con la faccia pulita, cioè avere tutte le strade messe in ordine, le aiuole, il lungomare perfetto, l'illuminazione perfetta. Ecco, che cosa farete? Insisterete su questi due temi che per me hanno un valore sicuramente, hanno un grosso valore, però con prospettive e proposte concrete oppure si resta nell'aleatorio? Sentiamo, allora ripartiamo da Andrea Sportella. Allora, noi abbiamo portato diversi argomenti proprio nella materia, innanzitutto sul decoro urbano. Decoro arredo urbano è la priorità perché è il biglietto da visita di questa città e non possiamo non partire proprio da questo aspetto. Perché scegliere Silvi? Ad oggi ce lo chiediamo in tanti, se lo chiedono i turisti. Allora dobbiamo capire qual è la natura turistica che vogliamo, diciamo, il segmento a cui vogliamo attaccare, aggredire. E mi viene specie quando sento che l'amministrazione passata ha lavorato molto nella sinergia, perché in 36 mesi si poteva fare tantissimo sulla riorganizzazione del riassetto. E se parliamo di portare avanti tutto il programma elettorale o la programmazione di specie degli eventi, allora gli posso anche dare ragione, ma 36 mesi sono tanti, è un tempo enorme per riorganizzare e lanciare una sinergia tra le associazioni e le associazioni di categoria presenti sul territorio. A Silvia è mancato la visione futura di questo paese. Montesilvano si è lanciato su un turismo familiare, Pineto su quello ambientale. E noi siamo rimasti al palo, noi andiamo a tentoni, non abbiamo capito quale segmento aggredire, quale rotte aprire. Io sentivo spesso dire apriamo le rotte con l'aeroporto vicino, sì, ma quale? Cioè, qui non c'è una pianificazione, qui si campa alla giornata. Allora l'obiettivo nostro innanzitutto è capire dove sarà lo sviluppo di Silvi, su cosa puntare, e noi abbiamo diverse idee in merito. Per quanto riguarda l'industria, Anche lì, ci siamo persi delle aziende sane, ce le siamo perse perché non abbiamo capito qual era la loro visione. Allora noi dobbiamo anticipare queste situazioni, dobbiamo cercare di portare qui sul territorio tutto quello che può generare e creare sviluppo e lavoro, partendo dal turismo sicuramente, non lasciando indietro le medie e piccole aziende, non lasciando anche quelle poche aziende rimaste fiorenti sul territorio. In parte Barberini è rimasta, non è delocalizzato completamente, però effettivamente si poteva lavorare meglio, si poteva trovare il giusto compromesso per garantire almeno ai lavoratori silvaroli la possibilità di continuare sul territorio la loro, diciamo, connotazione d'impresa. Allora quello che noi vogliamo sicuramente sarà di diciamo specificare le attività che verranno portate avanti. Abbiamo usato anche i 20 secondi aggiuntivi, sì. Purtroppo la devo stoppare, ahimè. Parola a Francesco Cucci. Allora, siccome la domanda ci vuole più tempo, però no, ok, ma allora mi fa piacere sentire il mio sfidante anche questa volta, però questo parlare della Barberini, che si poteva fare qualcosa di più. Questo però lo scotto che paghi non avendo vissuto, cioè non essendo più stato a Silvi negli ultimi 10-15 anni, perché Barberini bisognerebbe chiederlo a qualcun altro che poteva fare all'epoca qualcosa per farlo rimanere, e ti garantisco che con l'ingegner Vetrini più volte ci siamo incontrati cercando di mettere una pezza, ma era impossibile fermare oramai un uragano che era partito, caro Andrea. Per quanto riguarda la questione del turismo, è chiaro che bisogna dare un riassetto su quello che è l'arredo urbano del paese, ma noi avevamo cominciato anche sotto questo punto di vista. A me mi rimane facile dire dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché in soli 34 mesi
Sono ripartiti gli asfalti a Silvi, ma per la questione del lungomare stavamo finalmente mettendo in atto anche la possibilità di ridare un volto diverso, appunto con la sistemazione della pista ciclabile nella parte centrale. Noi avevamo messo già in cantiere la possibilità di rifare l'asfalto dalla rotonda dell'Hotel Playa fino a Piazza Iris e abbiamo già un progetto. Quindi è chiaro che bisogna ridare un biglietto da visita al nostro paese. Quando parlo di un aeroporto, quando parlo di aeroporto vicino, parlo appunto affinché si risvegli anche le associazioni di categoria sul territorio che devono mettere in campo anche loro delle nuove idee, anche loro fare sinergia affinché si possa sfruttare questa grande risorsa che abbiamo, che è l'aeroporto. L'amministrazione, per quanto riguarda il turismo, può mettersi semplicemente a disposizione delle associazioni di categoria, può fare da direttore d'orchestra, ma non si può sostituire per una stagione intera a fare degli eventi. Questo è un problema che va avanti da 20 anni, purtroppo il tempo è poco, ma ti vorrei dire, Andrea, che qualche anno fa, nell'ultima presentazione che Silvia aveva in una fiera internazionale. Mi dispiace, Comignani, purtroppo. Io ho gli argomenti. Però continuiamo a parlare di turismo, continueremo subito perché andiamo ad ascoltare invece la domanda, che poi è una domanda più articolata, lo sentirete, di Roberto Mion, che è il presidente dell'Associazione Albergatori di Silvi. La mia domanda consiste in tre punti fondamentali, a dire il vero. Il primo, la sicurezza del paese. Il secondo riguarda la viabilità del paese, perché qui insomma, abbiamo il mantenimento delle strade, di tutto ciò che riguarda l'accesso anche dalla nazionale al nostro viale, è piuttosto difficile, insomma, così come è gestito oggi. Il terzo problema riguarda proprio quella che è una manutenzione ordinaria del paese, intendendo che bisogna che questa cittadina riprenda una sua connotazione buona, insomma, di paese accogliente, affinché anche poi di conseguenza ne abbia dei vantaggi anche il turista che ci onora e ci viene a trovare, perché l'economia nostra, come sapete bene, è legata al miglioramento della capacità turistica del nostro paese. E allora Mion ci dà l'occasione di ritornare sull'argomento, visto che il tempo per voi è stato poco. Ripartiamo da Scordella, poi Comignani, e al prossimo giro di domande invertiremo l'ordine delle risposte. Prego. Sì, allora innanzitutto sentire dire la parola impossibile per un amministratore mi sembra, diciamo, già partire sconfitti. Allora, la parola impossibile non esiste, l'amministrazione deve tentare in tutti i modi di invertire la rotta, e quello è l'obiettivo che cui vogliamo diciamo, intraprendere. Per quanto riguarda la sicurezza, è naturale che negli anni non si è capita l'espansione demografica di questa città, mentre altri hanno lavorato portando delle risorse di uomini e di, diciamo, di istituti, di forze di polizia, come Roseto si è perso la finanza, altri comunque al commissariato che sta in fase, insomma, di delocalizzazione, speriamo di no, e Silvi è rimasta con una stazioncina di carabinieri, praticamente non si è guardate al futuro, non si, anche lì abbiamo perso tempo e siamo rimasti praticamente come un paesello che aveva bisogno di guardare avanti. Allora l'idea è questa, proprio questa qui, quella di incentivare attraverso il coordinamento delle forze di polizia la sicurezza cittadina, quella anche per una questione di competenza professionale che ho maturato negli anni in quanto ho girato molto l'Italia per lavoro, non per andare a fare una vacanza e allontanarmi dal mio paese, e dunque quella competenza la dobbiamo riportare su questo territorio. È vero, abbiamo bisogno del biglietto da visita, il decoro urbano, le piccole cose, dobbiamo ripartire dalle piccole cose, proprio da lì vogliamo ripartire, vogliamo dare una svolta a questo paese, dobbiamo capire che è un paese che vive
principalmente di turismo, senza tralasciare tutto il resto, perché abbiamo bisogno di far girare l'economia. Per quanto riguarda la viabilità, Silvia ha bisogno di un riassetto sia della viabilità ordinaria, ma soprattutto capire quale valvola di sfogo. Abbiamo fatto danni su danni, la chiusura del passaggio a livello ha tagliato una città in due, e gli asfalti, da come so io e come ha detto anche nelle altre interviste il mio competitor, hanno preso un mutuo, diciamo, sono intervenuti sì con un mutuo e dunque con una spesa che dovrà pagare la prossima amministrazione. Dunque, complimenti, abbiamo la possibilità di guardare al futuro facendo altri ulteriori debiti e andando avanti con questa situazione. Per il resto diciamo che siamo in linea di pensiero con quello che abbiamo già detto prima. Grazie Scordella. Comignani. Noi nel momento in cui mi parla di un mutuo, probabilmente il mio sfidante dimentica di leggere bene il bilancio comunale, perché se noi possiamo fare dei mutui significa che il nostro indice che ci dà questa possibilità è molto 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 basso, tant'è che è fermo all'1,85 quando si può arrivare fino al 10. Quindi noi siamo stati capaci di riportare le casse comunali in un equilibrio tale da poter avere questa possibilità di poter accendere dei mutui e cominciare a dare delle risposte vere sul territorio. Il lungomare, le aiuole non si riparano con le chiacchiere, ci vogliono i fatti che noi avevamo messo in campo. Per quanto riguarda la sicurezza sul territorio non è uno spot da fare durante la campagna elettorale. Probabilmente da lunedì, quando sarò nuovamente sindaco di Silvi, chiamerò a te, Andrea, già te l'ho detto, che avrò bisogno di consigli per la questione della sicurezza, ma ti garantisco che nei primi 34 mesi, io non ho amministrato negli ultimi 10 anni, ho amministrato solo 34 mesi, ci siamo preoccupati di cominciare a pensare di spostare gli uffici comunali per far sì che la caserma di carabinieri possa ospitare più persone ed avere più gente che opera sul territorio. Ci siamo occupati di poter prendere a volo un'occasione che era quella della Guardia di Finanza da poter portare a Silvi, ci siamo preoccupati di poter mettere un'installazione estiva della polizia di Atri, quindi sono tutti i lavori che stavamo facendo. Ti voglio ricordare che siamo decaduti il 24-25 aprile, non mi ricordo oramai la data precisa, del 2017 avevamo fatto solo 34 mesi. Per quanto riguarda la questione che dicevi che il Paese è stato diviso in due, il Paese è stato diviso in due poiché il passaggio a livello non è che arrivava il sindaco e diceva non si chiude, il passaggio a livello bisognava chiuderlo, ma ti garantisco se ti vai a leggere le carte c'è una delibera dove chiediamo di mettere a norma il sottopasso Marcelli e che in previsione, con l'aiuto anche da parte del Comune, si farà. Stavolta il tempo è stato perfetto, ripartiamo con il giro delle domande ai nostri giornalisti, ripartiamo da Federico De Carolis. Io sono sempre perplesso per quel fatto dei giovani, che cosa potete promettere, non me l'avete detto. Poi per quanto riguarda le industrie, Silvio non è un paese che può avere industrie, è chiaro. Avevano fatto la zona industriale dal bivio di Santo Stefano fino in fondo, poi meno male che è sorta, quella era la zona industriale. Immaginate un fumaiolo che sbocca là in mezzo alle case, in mezzo ai negozi, ai supermercati. Silvio secondo me deve avere altre prospettive, molto più profonde, molto più pensate, studiate bene. Silvio deve avere la prospettiva di tornare, anche se c'è stato qualcuno che ha detto che i villeggianti adesso ne sono molti, è chiaro, sono cresciute le case da 1.000, da 2.000, da 3.000 che ce n'erano, saranno oltre 20.000. Silvio deve ritornare a essere il centro dell'attenzione, anche con il divertimento, anche con il... Qui c'erano dei locali che hanno fatto, io ho lavorato a Milano al Corriere
per 20 anni. Quando dicevano di dove sei, di Silvi, ah, conosco la Silvanella. È scomparso, non c'è più un locale di questo genere. So che c'è nel piano regolatore, perché dopo mi vado a informare, una strada sulla quale dovrebbe, che è per, proprio per la creazione di, questi, di questo tipo di locali. Ecco, questo sarebbe un argomento da sfruttare, da vedere, eh? I giovani, ridare, e soprattutto gli eventi estivi, facciamone uno solo e buono. Francavilla ne fa 2 o 3 perché ormai è tradizione, perché Chieti c'ha solo Francavilla come spiaggia in. Noi pure da Teramo noi dovremmo avere qualcosa di più. Sentiamo, allora ripartiamo invertendo il giro da Comignano. Allora, per quanto riguarda la questione dei giovani, è una questione che bisogna fare un distinguo, quello che è il divertimento, ma anche quello che è il discorso che faceva prima sulla questione occupazionale. Il comune non è un ufficio del lavoro, ma noi già ci eravamo preoccupati prima e abbiamo messo sul nostro programma lo sportello di giovani, lo sportello del lavoro da far accreditare al Ministero, che anche attraverso la formazione possa indirizzare verso un percorso di servizi e misure che aiuteranno a trovare un'occupazione. Per questo noi, cioè previsto, abbiamo lo statuto della consulta giovanile comunale che metteremo immediatamente in atto appena torneremo ad amministrare tramite il gruppo dei giovani che stanno nella mia coalizione. Volevo anche dire che abbiamo attivato già dalla passata amministrazione il servizio volontario europeo, che è un servizio di interscambi che già è operativo sul nostro territorio, e mi dicevano che in questa settimana ci saranno un gruppo di portoghesi che verranno a espletare la loro opera sul nostro territorio. Questo è tutto gratuito e la stessa cosa possono fare i giovani nostri che sono interessati ad accedere a questo momento anche di crescita. Per quanto riguarda la questione del divertimento, sono ben d'accordo con ciò che dice l'amico giornalista, infatti noi saremo a disposizione di chi vuole investire sul territorio sotto questo punto di vista. Siamo ben propensi a ridare i vecchi fasti a quelli che sono stati Silvanella, le capannine, tutto ciò. Però oggi dobbiamo pensare in un altro modo, non possiamo continuare a pensare al futuro dicendo sempre ma... perché il mondo è cambiato e bisogna anche cercare, non solo sotto quel punto di vista là, ma anche di dare la possibilità ai locali attuali che stanno sul territorio di farli lavorare. Ci vuole anche un po' più di tolleranza anche da parte di chi purtroppo d'estate spesso è coinvolto magari con la musica. Vorrei ricordare che sono nati prima gli stabilimenti balneari che le palazzine lungo la fascia costiera, quindi ci vuole un mix tra le due cose. Grazie Comignani. Scordella. Allora, 34 mesi non sono bastati per mettere mano allo statuto per la consulta dei giovani, 34 mesi non sono bastati per dare la possibilità agli esercizi commerciali e turistici di allargare le fasce orarie, portarle fino alle 2, alle 2 di notte come la media nazionale nel periodo estivo. Dunque, si parlano di programmi che sono stati fatti però poi non sono stati realizzati. Io la consulta giovanile l'ho già trattata, anche perché secondo me è un organo indispensabile per far partecipare i giovani alla vita di questa città. Se questa città è ferma perché non si è avuto una parola ormai sconosciuta, che è la lungimiranza, e i giovani devo dire che guardano al futuro. Vogliamo dare la parola a questi giovani, abbiamo dato la possibilità attraverso, diciamo, la creazione di questa consulta che vorremmo mettere in atto nei primi 100 giorni, perché abbiamo le azioni immediate che sono i primi 100 giorni da fare immediatamente sul territorio. 36 mesi non sono bastati, noi lo facciamo in 100 giorni, questa è la differenza. Altro cosa possiamo dire? Come dicevo prima, il segmento da attrarre, dobbiamo capire di quale natura turistica ci vogliamo interessare, perché Silvi ha la possibilità di avere un turismo familiare, un turismo ambientale e di avere delle zone da adibire ad uso ricreativo
giovanile. Dunque dobbiamo capire che non si può mischiare nella parte centrale della città purtroppo un turismo frenetico giovanile, ma dobbiamo muoverci in modo che la città viva a 360 gradi in varie realtà, in varie situazioni, in varie zone. Questa è la nostra sfida, questo è il nostro obiettivo. Attraverso chi? Attraverso proprio i ragazzi. I ragazzi devono essere al centro del progetto, come portava anche il nostro competitor Tony Del Vecchio, a cui ho detto: io non mi sento anziano, anzi mi sento giovane, e devo dire che la parola ai giovani è fondamentale e indispensabile, ma non la parola, la partecipazione. Noi dobbiamo creare il futuro di questa città, la nuova classe politica di questa città. Dunque i giovani devono partecipare attivamente. L'obiettivo nostro è quello di andare a vedere le azioni immediate che vogliamo fare in 100 giorni, che trattano appunto il rilancio dell'aspetto turistico, del lavoro giovanile, perché mentre le altre realtà, quando attraggono imprese e aziende, riescono a investire sulla propria collettività, Silvi invece attrae imprese e aziende e noi i lavoratori li andiamo a prendere dalle altre parti. Tempo è terminato, qualche secondo in più che farò recuperare chiaramente anche a Comignani. Lorenza Disidora. Sì. Mi riallaccio alla domanda fatta da Roberto Mion riguardo soprattutto la viabilità. Della viabilità interna a Silvia abbiamo parlato, ma mi sembra che Silvia abbia anche da migliorare la viabilità verso l'esterno. Per esempio, ci sono alcuni treni regionali che non fermano a Silvi, magari fanno Montesilvano, Pineto, e scendere a Silvi invece è impossibile. Un binario 2 della stazione che per un disabile è inaccessibile, non c'è uno scivolo, non c'è un ascensore. Ma sono anche frazioni di Silvi che sono isolate dal trasporto pubblico, manca un servizio di bike sharing e manca anche un trasporto diretto verso l'aeroporto, che per un paese turistico invece dovrebbe essere una grande risorsa. Cosa può fare un'amministrazione per rimettere Silvi al centro del movimento, dei traffici, anche a livello extraurbano? Prego. Allora, innanzitutto do una risposta a lui, che è poco informato, perché attualmente gli esercizi li abbiamo spostati da mezzanotte alle 2 e nel fine settimana va dalle 2 alle 4, quindi se il commissario ha cambiato l'orario questo non lo so, però fin quando ci siamo stati noi, quindi bisognerebbe informarsi come sempre bene con le carte. La domanda che mi fai, questa non è una domanda, è una domanda che il Comune deve prendersi carico. Noi abbiamo fatto in passato, era stata soppressa una fermata, ricordo un paio di una fermata per andare la mattina quando dovevano andare al lavoro, a scuola, che erano costretti, anziché prendere il treno a Silvi, dovevano prendere il pullman per poi risalire nella parte nord. Ci eravamo attivati e siamo riusciti a riottenere la fermata del treno. Queste però sono problematiche da discutere con gli uffici sovraccomunali, perché per quanto riguarda il trasporto a livello regionale bisogna interfacciarsi con i comuni sovraregionali, cosa che già avevamo fatto e stavamo facendo. Tant'è una delle cose importanti che abbiamo fatto: abbiamo rimesso la fermata del pullman a Silvi Paese, che non pochi problemi creava, siamo stati capaci di rimettere la fermata a Silvi Paese. Per quanto riguarda la questione delle frazioni, ci eravamo attivati, ci saremmo attivati anche nel 2017, avevamo rimesso in moto un vecchio pulmino nuovo, vecchio perché era stato lasciato all'abbandono dalla passata amministrazione, avevamo fatto rimmatricolare e era partito il servizio di collegamento con le frazioni. Quindi, come vede il mio competitor, nei 34 mesi tante cose abbiamo fatto. È importante il servizio che dicevi del bike sharing, però anche questo bisogna farlo cercando di ricreare quelle sinergie di cui parlavo prima. Non è che un'amministrazione si possa occupare da sola e dare risposte immediate sul territorio e raccontare le favole, quindi cacciare gli slogan dal libro dei sogni, magari da fare nei primi 100 giorni. Ah, risparmiato 5-6 secondi, una decina di secondi, diciamo. Andrea Scordella. Ma questo è un argomento fondamentale che abbiamo portato in campagna elettorale. Innanzitutto abbiamo sempre detto che la città deve vivere nel suo insieme, dunque i servizi sono essenziali ovunque. Costa
interno, Borgo Antico. Dunque l'obiettivo che abbiamo sicuramente è quello di collegare tutto il territorio, perché il territorio deve vivere nel suo insieme e questa sinergia nel suo insieme potrà garantire, ad esempio, come faccio sempre l'esempio, di fare colazione lungomare, di andare a pranzare nell'entroterra, ma soprattutto di fare un aperitivo cenato la sera nel borgo splendido di Sili Paese che guarda questo bellissimo mare. E questo è uno degli obiettivi in campagna elettorale di cui abbiamo battuto tanto. Per quanto riguarda altre situazioni, il disability manager, la figura che noi vogliamo portare per fare una progettualità con l'abbattimento delle barriere architettoniche, dunque ricollegare Silvi a tutte le famiglie che hanno anche soggetti meno, diciamo, più svantaggiati, e dunque vogliamo riportare Silvi nell'inclusione sociale che merita completamente su tutto il territorio, e questo si può fare tranquillamente avendo la possibilità di accordi con le università, perché abbiamo architettura e dunque possiamo lavorare in sinergia con loro per portare avanti dei progetti condivisi. Sul bike sharing mi viene da sorridere, perché abbiamo perso 50.000 euro, erano stati destinati 50.000 euro a Silvia, Comune di Silvia, amministrazione comunale, per l'acquisto delle bici. Le bici sono andate a Roseto. Complimenti per il grande lavoro che è stato fatto. Altro dobbiamo dire che abbiamo portato anche in campagna elettorale un riassetto della viabilità, perché è indispensabile e fondamentale. Mi dicevano della situazione del sottopasso Marcelli, i 4,40 m garantiti per i mezzi di soccorso sono fondamentali, ma per i mezzi speciali 4,40 m non bastano. Io che ho vissuto due emergenze sisma 2009-2016 posso assicurare che i mezzi speciali a 5 metri sopra i 5 metri dobbiamo capire dove passeranno, dal mare sicuramente, perché è l'unica via di accesso che abbiamo. Per quanto riguarda la bretella, vogliamo fare la bretella di collegamento utilizzando, ci sono già progetti in atto che non sono stati portati a compimento, vorremmo riprendere quella situazione per dare una valvola di sfogo al traffico cittadino e dunque garantire poi un'apertura verso la zona di Pescara, perché noi possiamo essere veramente la zona residenziale di Pescara con le nostre bellezze. Grazie Scordella. Adesso, restando sempre un po' in tema di turismo, ma non solo, anche di lavoro e attività commerciali che danno così sbocchi occupazionali, andiamo ad ascoltare la domanda che vi pone i candidati Antonio Latorre, che è il presidente di FIBA Confesercenti Teramo e che ha uno stabilimento balneare a Silvi. Sentiamo. Allora, i candidati sindaci chiediamo come balneare di Silvi, come intendono intervenire su tre argomenti per noi molto importanti. Uno è l'erosione, che proprio in questi giorni si sta rilevando molto complicato, in quanto molta spiaggia del comune è in zona erosa. La seconda domanda è l'approvazione del piano demaniale comunale, oramai a 3 anni dall'approvazione di quello regionale, che per noi è uno strumento molto importante per poter rinnovare e ampliare i nostri servizi. La terza è quella un po' più complessa, che riguarda la zona nord di Silvi, che sta all'interno del Parco Marino del Cerrano, che con l'approvazione degli ultimi regolamenti rende molto complicato svolgere le nostre attività. Allora, parola a Comignani, insomma, tre argomenti posti: erosione, eccolo qua, piano demaniale. Questo è quello che l'amministrazione Comignani aveva trovato per la salvaguardia della nostra costa. Pennelli fino all'ex caserma dei Carabinieri. In pratica non si poteva più passeggiare sulla spiaggia. Questa è la conferenza di servizi con la quale abbiamo fatto rimodulare tutto il lavoro e l'architetto, in qualità di RUP, presiede la riunione relativa alla realizzazione bla 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 bla, è scaturita da un lungo e approfondito confronto avuto con l'amministrazione di sé, dalle risultanze di complessi studi specialisti che hanno portato alla soluzione adottata con notevoli riduzioni di impatto ambientale rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare. E chiudiamo la conferenza di servizi, dove il sindaco di Silvi esprime parere favorevole al progetto, con particolare attenzione al radicamento dei pennelli sotto l'aspetto ambientale della sicurezza per la fruibilità delle spiagge
chiede di assicurare la continuità della battigia curando dettaglio costruttivo del tratto radicamento dei pennelli con passerelle o attraverso la posa di massi che possano assicurare la realizzazione di un varco facilmente percorribile in termini pedonali ai diversamente abili. Il RUP assicura che in sede di gara d'appalto verrà dato seguito a quanto richiesto inserendo nel capitolato speciale d'appalto che le parti superiori delle radici dei pennelli dovranno essere realizzate con massi squadrati in modo da ricreare il più possibile la qualità della spiaggia, e questo è condiviso con l'ingegner Di Marcello che rappresentava il comune di Pineto. Questo è il documento con cui abbiamo preso altri 500.000 euro con la salvaguardia della costa, e non che metti in evidenza che abbiamo perso 50.000 euro per le biciclette. Le biciclette, so anche chi te l'ha potuta dare questa notizia, al solito ti danno notizie a metà, perché quello è un progetto che è partito fallimentare dalla passata amministrazione. Quindi, per quanto riguarda la salvaguardia della costa, noi abbiamo fatto questo. Se poi è successo tutto quello che è successo, non è che è colpa dell'amministrazione, ma era un progetto regionale. Per quanto riguarda il piano spiaggia, l'avevamo portato a termine, siamo decaduti, quindi era stato portato a termine e la torre sa benissimo. Per quanto riguarda per quanto riguarda la questione di Silvi Nord dell'area marina protetta, io mi sono già espresso. In questo ultimo anno c'è stato poca attenzione sul territorio di Silvi, ne ho parlato anche con il presidente, quindi dobbiamo togliere qualche divieto e dare qualche risposta in più. Grazie Comignani. Scordella. Io naturalmente non posso portare avanti esempi perché non ho amministrato, però penso che il RUP insomma abbia lavorato bene per questa modifica che stai portando avanti. E dovete sapere che RUP è l'architetto che non hai menzionato, è l'architetto Varani. Dunque è un nostro candidato, e dunque praticamente siamo in linea con le idee e quanto viene stato portato avanti anche dalle nostre componenti e le nostre parti. Perciò siamo d'accordo nella modifica del contrasto all'erosione, del progetto del contrasto all'erosione, però dobbiamo partire perché la spiaggia è quasi terminata e dunque dobbiamo dare risposte certe ai balneatori, dobbiamo dare risposte certe ai turisti che ancora insistono a venire su questo territorio. Parco del Cerrano. Parco del Cerrano, allora io ho sempre detto che in questa cittadina il dialogo è sempre mancato e mi sono reso conto che effettivamente è proprio quello che è venuto meno, perché non ci si è seduti al tavolo come hanno fatto gli amministratori e le associazioni di categoria a Pineto. Silvia ha evitato questo confronto, si è andato subito allo scontro e poi cado dalle nuvole, perché poi mi sono andato a studiare i documenti, quando possiamo capire che il regolamento viene riscritto ogni 3 anni, dunque si poteva intervenire, e poi con le disposizioni di attuazione addirittura vengono ripresentate ogni anno, dunque alla fine il regolamento ogni 3 anni, le disposizioni di attuazione ogni anno, dunque un'amministrazione forte doveva far dialogare le parti, non arrivare allo scontro. Siamo arrivati alla situazione in cui non ci si è mossi, abbiamo avuto queste problematiche che si sono amplificate sul territorio, i balneatori giustamente non possono più andare avanti perché sono esasperati, il Parco del Cerrano aveva chiesto il dialogo ma non vi è stato, e qui l'amministrazione doveva essere il fulcro per portare avanti questo dialogo. Allora noi che cosa diciamo? Diciamo che si può intervenire con un'amministrazione forte che fa sedere tutte le parti allo stesso tavolo e abbiamo anche i mezzi, perché se andiamo allo scontro le norme poi vengono rispettate alla lettera, quando abbiamo anche la possibilità di trovare degli accordi nelle disposizioni di attuazione che, ripeto, ogni anno vengono modificate. Allora perché, la domanda che mi chiedo, ma perché ogni anno non si è provveduto a trovare delle soluzioni condivise? Questa è la domanda che faccio. Grazie Scordella. Terzo giro di domande, ripartiamo da Lorenza Disidoro. Sì. Allora, vi faccio una domanda un pochino sulle relazioni che si sono create durante la campagna elettorale, che ha avuto anche dei momenti piuttosto accesi a livello di confronto anche con gli altri candidati che poi non sono stati premiati ai voti. Con il senno di poi, cambiereste le vostre strategie verso gli altri candidati in campagna elettorale?
Visto che adesso al ballottaggio comunque ci sarà bisogno di appoggio anche da altre forze politiche, visto che il vostro risultato è quasi sostanzialmente in parità, c'è qualcosa che avreste fatto diversamente? E per il futuro quale spazio darete a queste opposizioni, a questo punto nel Consiglio Comunale, per una collaborazione concreta per il bene di tutti? Ripartiamo da Andrea Scordella. Ma la nostra campagna elettorale è stata una campagna elettorale propositiva, nel senso che non abbiamo mai attaccato nessun altro candidato o della sua squadra. Dalla mia voce, dalle mie parole non sono state mai mirate verso qualche componente o qualche altro candidato, perché noi abbiamo capito che dobbiamo portare avanti i nostri progetti e le nostre idee. È fondamentale per una città che deve rinascere, perché è una città veramente che ha toccato il fondo, è fondamentale la collaborazione da parte di tutti. E io ho fatto anche un appello tempo fa dicendo: chi andrà in opposizione dovrà fare, portare avanti un'opposizione costruttiva per il bene del Paese. Noi abbiamo la possibilità di rilanciare questa città, e questa città deve andare avanti, deve guardare al futuro, ma deve guardare avanti al futuro con correttezza e onestà da parte di tutte le altre componenti, cosa che ad oggi in tutta questa campagna elettorale accesa, vi devo dire, non è stata sempre limpida e trasparente. Da parte nostra abbiamo sempre portato avanti i progetti della città, abbiamo sempre portato avanti la persona prima, in primo luogo, e i cittadini di Silvi come comunità, come entità. E dunque vogliamo un dialogo costruttivo, vogliamo lavorare insieme per il bene del Paese. La mia esperienza mi dice che si può fare, nulla è impossibile. Allora mettiamoci al centro, e tutti gli altri devono collaborare per il bene della città, per il bene di Silvi e per il bene della sua comunità, che ne ha veramente, veramente bisogno oggi. Se vuole altri 50 secondi. Ma noi non possiamo dire che in questi anni abbiamo toccato, diciamo, il fondo, perché tanti progetti attesi non sono stati portati avanti, però questa competizione elettorale è stata passionale, avvincente, perché devo dire che i quattro candidati sindaci sono stati quattro persone che comunque avevano dietro loro una bella squadra. E allora l'appello che ho fatto, che rivolgo ancora, è quella di sfruttare le potenzialità dei cittadini silvaroli, ma sfruttarli non per gli interessi personali, non per le false promesse, sfruttarli per il bene di Silvi, sfruttare tutte le sue potenzialità attraverso i cittadini silvaroli, perché a Silvi c'è tanta gente professionale, competente, capace, che può mettere a disposizione le proprie idee per il bene della città. Grazie Scordella. Comignani. Allora, è chiaro che io venivo da l'aver amministrato 34 mesi, quindi è chiaro che il bersaglio in campagna elettorale ero io con la mia passata amministrazione. Questo sta in politica, bisognava parlare di qualcosa e di qualcuno, quindi ben venga, ma questo ci ha dato a noi la possibilità di mettere in risalto tutte quelle cose importanti che sono state fatte sul territorio. Non ho avuto nessuna difficoltà, già dal primo incontro con i cittadini in maniera ufficiale, di ringraziarli per l'affetto che mi avevano manifestato a ricandidarmi, ma anche di ammettere che ci sono stati degli errori, ma ripeto, solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Io ho avuto modo di, già da lunedì, di fare degli apprezzamenti e i complimenti sia a Simona Stolfi e sia a Toni Del Vecchio, a Simona per il buon risultato che aveva ottenuto rispetto a 4 anni fa, e a Toni Del Vecchio perché ha avuto il coraggio di rimetterci la faccia, cosa che non è così semplice e scontato, ma soprattutto di aver dato vita anche ad una lista di giovani. Non ho chiesto nessun aiuto a nessuno, ma non perché noi non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno. Noi dobbiamo contare su quelle che sono le nostre forze, perché i cittadini ci hanno votato per il programma che stiamo portando avanti, e su questo dobbiamo continuare a lavorare. Poi è chiaro che nel nostro programma ci sono tante linee comuni con quelle che erano quelle del Movimento 5 Stelle e quelle che erano del programma di Antonio Del Vecchio, e che sono anche parecchie voci come quelle del programma
di Andrea Scordella, quindi Silvi al centro del nostro progetto. Ecco, sarebbe interessante che tutto ciò che viene detto in campagna elettorale poi si materializzi quando si va ad amministrare, che non si faccia dal primo giorno un muro contro solo per il gusto di dire no, non ti faccio fare. Questo paese purtroppo paga questo scotto qua, di dire io non faccio ma a te non ti faccio fare. Ecco, forse è arrivato il momento di cominciare veramente a pensare al bene del nostro paese e, ripeto, io ho visto una campagna elettorale accesa, ma secondo me costruttiva, e quindi non facciamo cadere tutto ciò che di buono è stato costruito, chiunque vincerà. Grazie a Comignani. Allora sentiamo anche l'ultima domanda di Federico De Carolis. Allora, io sono un inguaribile romantico. Mi hanno portato a Silvio che aveva 4 anni, quindi ce l'ho nel sangue questa città. Ho notato da 30 anni a questa parte che nessuno fa dei voli di fantasia, pensa delle realizzazioni extra silvarole che si impongano in Italia e nel mondo. Ho visto all'interno del comune c'è un progetto, è stato fatto quella vasca che sta in piazza Marcone, doveva continuare e andare fino in mezzo al mare, il progetto già c'è, e in mezzo al mare doveva sorgere una cosa con discoteche, bar, biblioteca, cioè quello si può fare o non si può fare, non si potrà fare, però non ho visto mai un amministratore negli ultimi 30 anni che si sia dedicato a cercare di cambiare la faccia, perché così si cambia la faccia di un paese, facendo qualche realizzazione che sta al di fuori della norma, cercando, siccome i comuni non hanno i soldi, cercando la collaborazione dei costruttori e degli altri industriali, dei commercianti. Io per quale motivo? Stavolta mi aspettavo che uscisse fuori una cosa di questo genere. Niente. Sentiamo, chiedono sempre la pratica giornaliera. Federico De Carolis, ripartiamo da Andrea Scordella. Allora, sì, allora sicuramente nelle nostre idee, nei nostri pensieri, guardando al futuro, abbiamo delle idee di come portare Silvi a una città vista proiettata nel futuro. Ad oggi le condizioni economiche non permettono di fare grandissime cose, però noi diciamo sempre che dobbiamo lavorare su due binari paralleli. Quello di partire su un binario sulle cose fattibili nell'immediato, le cose che possiamo fare, riportare la bellezza di Silvi nella sua normalità. Il secondo, contemporaneamente progettare il futuro di questa città attraverso dei project financing, questi si chiamano così ormai questa parola, che guarda al futuro, dunque attraendo aziende, attraendo costruttori, attraendo chi può dare uno sviluppo diverso a questa città. Silvio si è sempre ostacolato, ha ragione, perché quando qualcuno ha voluto proporre qualcosa di innovativo, chissà perché le nostre condizioni, i nostri amministratori e le nostre correnti politiche hanno sempre stoppato queste iniziative guardando al futuro. Sicuramente nella mia persona, io non posso essere accusato di non avendo mai amministrato e essendo sceso nell'ambito politico ad oggi, vi posso assicurare che questa è la mia visione d'insieme. Ma è una visione d'insieme che ho portato avanti per competenza e per professionalità in questi anni in una città distrutta come l'Aquila, post terremoto. Dunque bisogna informarsi prima di dire voi state trainando una situazione già deficitaria da anni. Io voglio rilanciare questo futuro, io ho l'idea di portare questa città in una città lanciata in un sistema turistico, culturale, ricreativo, economico diverso, e quelle sono priorità che ad oggi non posso garantire, ma che vi posso dire ce la metterò tutta per portare quelle idee innovative su questo territorio. Ha risparmiato una ventina di secondi che userà nella prossima domanda. Comignani. Ma è chiaro che il sogno di Federico è il sogno di qualsiasi amministratore che entra in comune, quindi l'idea che
proponevi è un'idea che ho anche sognato veramente di notte, di avere un molo dove si possa attraccare al centro di Silvi con i negozi sotto, ma questa è una cosa bella detta anche da tanti tanti nostri concittadini che si ascoltano sul territorio, però dobbiamo fare i conti con la realtà. E la realtà ci riporta a cosa? A tornare un attimino a fare la storia del nostro paese, quando in epoche in cui magari l'economia tirava un po' di più, quindi c'era molta più possibilità, tutto ciò è stato tralasciato. E oggi noi ci ritroviamo non solo a dover continuare a sognare, e spero che questi sogni prima o poi si possano realizzare, io sono un sognatore romantico, quindi porterò queste cose fino alla morte, ma noi nella realtà poi dobbiamo ritornare a Silvi sapendo che ci sono ancora zone di Silvi dove non abbiamo la fognatura, quindi sono due cose che devono viaggiare sullo stesso binario, ma certamente come facciamo a non fare i conti con una realtà oggi che è un po' diversa? Sì, il Finance Project è una cosa sulla quale ci si può battere, però bisogna anche capire che cosa ha portato, quando è stato provato a farlo una cosa del genere su alcune, cose sul nostro territorio, voglio ricordare l'area cimiteriale, quindi bisogna stare molto molto attenti quando si va ad approcciare a queste cose, che magari si parte con la buona idea di fare del bene per il paese e ci ritroviamo con... Io nominerei un assessore con delega proprio a qualcosa di straordinario per Silvi, perché è inutile... I vostri programmi che contemplano, quello che, di cui io discuto ogni mattina con un mio amico che mi dice, io quando facevo il consigliere ho fatto l'asfalto del marciapiede, ma perché se non c'era lui l'asfalto non l'avrebbe fatto tutti quanti? Oppure, purtroppo, facciamo completare. Purtroppo ma una persona che si dedica a questo, che sia un po' intelligente, può trovare tra tutte e due. Prego, Comignani. Purtroppo tu metti il dito sulla piaga. Gli asfalti li hai vuole, dovrebbero viaggiare per conto loro sul nostro territorio, ma in quest'ultimo anno e due mesi abbiamo avuto la dimostrazione che un'amministrazione che è decaduta, il paese è stato lasciato completamente all'abbandono senza nessuna possibilità, quindi senza nessuna possibilità di controllo. Quindi bisogna fare i conti con questa situazione qua. Ben venga a sognare. Grazie Comignani, anche lui ha risparmiato una manciata di secondi. Restiamo sempre nell'ambito della progettualità della città del futuro e andiamo a sentire che cosa vi chiede Anna Maria Ruggeri, che dirige la cooperativa sociale New Laser di Silvi. Lavorando nei servizi sociali e avendo riscontrato una carenza di senso di identità nella popolazione di Silvi, dovuta soprattutto alla mancanza di un polo culturale aggregante, perché riteniamo che non ci può essere un progresso socio-economico se non è supportato da un progresso culturale, da una crescita culturale, come intendono i futuri sindaci sopperire alla mancanza di un teatro o comunque di un luogo ufficialmente deputato a fare cultura nel territorio di Silvi? Allora, ripartiamo, rinvertiamo di nuovo l'ordine e ripartiamo da Comignani. Allora, ha una decina di secondi in più. Questa Prego. È una bella domanda, perché ho avuto modo più volte di approcciarmi con le associazioni sul territorio e mettere al centro del discorso un polo aggregante. Quindi, polo aggregante, noi in attesa che si sblocchi la situazione del villaggio del Fanciullo, dove tra le tante cose che ci si possono fare si può creare anche un polo che dia risposte alla domanda della Ruggeri, ci eravamo attivati prima qua già con la fiera e nella possibilità di un accordo di programma che era in precedenza, anziché prenderci quello che ci volevano dare, avevamo chiesto una sala cinematografica che purtroppo non era possibile portare avanti. Poi avevo attivato io personalmente con un grosso imprenditore qui della zona la possibilità di poterci far avere un posto dove
che abbia la capienza di 250-300 persone per cominciare a dare una risposta immediata a questo tipo di richiesta. Quando prima dicevo che in epoche passate si è stati un po', oltre ad essere sordi, anche ciechi, io faccio un esempio: se tutte le varie attività che sono, i vari palazzi che sono cresciuti sul territorio, magari il comune, tra virgolette, nelle proprie possibilità si faceva dare un garage, oggi avremmo chissà quanti garage da poterci rivendere, aver creato poi una struttura. Questa è chiaro, la mia è una provocazione, ma è chiaro che questa è una risposta che chi tornerà ad amministrare, spero io, quindi io riprenderò quel percorso che già avevo avviato, fermo restando che tutto questo esula anche dal fatto che bisogna dare una risposta con il villaggio del Fanciullo. Noi avevamo rintavolato finalmente, mettendoci tutti gli enti, per cominciare a dare una risposta seria a questa richiesta, che non è solo quella di un teatro, ma anche quella di un centro congressi, di un posto dove fare musica, quella cosa che a noi ci rende diversi dagli altri. Ed è un grande peccato, perché, come dicevamo alla prima domanda, abbiamo tante associazioni sul territorio che invece meritano di far emergere le loro potenzialità e le loro qualità oltre alla loro professionalità. È stato nei tempi, ha sempre quei 10 secondi di vantaggio, Scordella. Ma anche noi diciamo che abbiamo capito che era una priorità, infatti anche noi nel programma abbiamo inserito forse una cosa diciamo innovativa per questo paese, che è quella del censimento dei beni comunali da adibire poi ad uso sociale, perché tante associazioni ci fanno richiesta di spazi, tante associazioni che vanno avanti nel quotidiano hanno bisogno di avere delle risposte, e allora l'idea è proprio quella di dare la possibilità a queste associazioni di svolgere il loro lavoro in sinergia con l'amministrazione e tra di essi, ma soprattutto dare un punto di aggregazione che è fondamentale per tutta la comunità silvarola. Allora ben venga il villaggio del Fanciullo, se ci sarà la possibilità di recuperarlo in tempi brevissimi, ben venga trovare soluzioni alternative che possono essere anche quella di accordi di programma con imprenditori locali. Abbiamo sì questa esigenza, abbiamo questa sfida e sicuramente la perseguiremo anche noi nel tempo. Ad oggi soluzioni così nell'immediato non ci sono, ma non ci sono perché queste non sono soluzioni che si trovano con lo sbattere e scocchiare delle dita. Serve una progettualità, una programmazione a medio termine e qui sarà la nostra sfida, il nostro obiettivo. Per quanto riguarda il villaggio del Fanciullo, vorrei dire che potrebbe essere veramente uno spazio aggregativo importante, però bisogna muoversi, bisogna intervenire. È vero che sono stati stanziati 1 milione di euro, ma sappiamo anche che 1 milione sono pochi, perché 1 milione possiamo fare bene o male la bonifica dell'area, possiamo far partire alcune zone, diciamo a settori, ma non prevede il completamento totale della struttura. Allora lì dobbiamo progettualizzare una ricostruzione in toto, completa, e casomai, io me lo auguro, creare proprio quel punto di aggregazione, quel polo da destinare alla città e a tutti i silvaroli, attraverso anche la costruzione di un piccolo anfiteatro all'aperto, dare la possibilità appunto di avere degli spazi fruibili a tutti. Una decina di secondi anche per Scordella. Allora, siamo al termine di questa trasmissione, dobbiamo fare l'appello finale. La sua camera, Comignani, è quella alla sinistra, guardi negli occhi i cittadini di Silvi e chieda loro il voto. Ma perché siamo gli unici in grado di far ripartire immediatamente la macchina amministrativa brutalmente interrotta un anno e 2 mesi fa, cercando di dare una svolta reale alla stagione che è alle porte, perché siamo gli unici che hanno affrontato veramente le tematiche del nostro programma, affrontando i problemi reali che poi andremo ad affrontare, perché quindi abbiamo portato un programma concreto, perché siamo gli unici che sanno aiutare
le persone che sono in difficoltà, quindi nel campo del sociale, per conclamata esperienza, perché siamo gli unici che hanno parlato di scuola, che è la fucina importante del futuro della nostra società, perché siamo in grado anche, tra le tante cose che abbiamo detto della scuola, di dare risposte immediate anche per la settimana corta, cosa che è stata più volte richiesta sul nostro territorio e che è in stand-by, poiché il progetto era già c'era la possibilità di attuarlo, perché siamo gli unici che sanno parlare di protezione civile, l'abbiamo dimostrato nei momenti di necessità e di bisogno, perché ho una squadra fantastica, perché Silvi ha bisogno di un'amministrazione solida che sappia rispondere immediatamente alle esigenze che questo paese necessita. Grazie Comignani, un minuto e mezzo anche per Scordella. Perché votare noi? Perché siamo il futuro. Perché Silvia ha bisogno di una visione che vada oltre il quotidiano. Perché vogliamo che le nuove generazioni contribuiscano a un rilancio di Silvi e di tutto il suo territorio. Perché non è che siamo quelli che hanno la possibilità di dialogare con gli altri enti e le altre associazioni. Noi siamo, facciamo parte di questi enti, di queste associazioni, noi vogliamo essere tutt'uno nell'insieme e dunque abbiamo bisogno di persone competenti, professionali, che non vanno a dare la ricetta estemporanea. Noi vogliamo essere il futuro della città di Silvi, vogliamo dare delle risposte sia nell'immediato che a tempo, e allora a lungo tempo. E questo è l'obiettivo che abbiamo noi in programma. Dunque noi facciamo l'appello, perché Silvi deve guardare al domani, non deve guardare all'oggi. E dunque guardare al domani vuol dire fidarsi di persone che per esperienza, per professionalità, per serietà hanno già dimostrato nel passato questa propensione. Quando si parla, noi abbiamo l'opportunità di muovere la protezione civile. 10 secondi. La protezione civile, io ho fatto 3-4 grandi eventi di protezione civile dove sono stato in campo dall'inizio alla fine. Dunque non è che la ricetta ce l'ha solo una persona, la ricetta ce l'ha la squadra e ce l'ha la città di Silvi. Grazie allora ad Andrea Scordella per il centrodestra, candidato a sindaco per il centrodestra, e Francesco Comignani, candidato sindaco per il centrosinistra. Vi faccio il mio personale in bocca al lupo per questo finale, rush finale di campagna elettorale. Ringrazio anche i giornalisti che sono stati con me questa sera, Lorenza Isidoro, giornalista di Silvi 15, grazie, e Federico De Carolis. Grazie anche a voi che ci avete seguito in questa puntata, e vi ringrazio e vi do l'appuntamento per quanto riguarda invece il faccia a faccia con i candidati a sindaco per la città di Teramo. Grazie e buonasera. Grazie.